Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre, prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andremo a vedere un airdrop che qualcuno di voi ha condiviso nel gruppo Facebook. Come ben sapete, un po' di tempo fa ho creato questo gruppo per aiutarvi ad accrescere la vostra rete LEFU, quindi tutto sommato i vostri guadagni. Questo è un gruppo Facebook libero, aperto, dove tutti si possono iscrivere e pubblicare le proprie opportunità con un bel post descrivendo, mi raccomando, ciò che sta proponendo, allegando magari delle prove di pagamento. Questo, come dicevo, è un gruppo che appositamente ho creato per voi per aiutarvi ad accrescere la vostra rete REF, quindi vi invito assolutamente ad iscrivervi e a usarlo nel migliore dei modi. Quindi oggi andremo a vedere appunto questo airdrop che, come vi dicevo, ho preso proprio all'interno di questo gruppo. Sto parlando dell'airdrop di FIA Protocol. Ad essere sincero, ho cercato un po' di informazioni in giro per vedere se questo airdrop fosse attendibile ed è stato anche abbastanza arduo, abbastanza difficile trovarne. Alla fine qualcosa è venuto fuori e adesso vado a condividerlo con voi. Ma innanzitutto, cos'è questo progetto? Come si legge dal sito ufficiale stesso, ossia fiaprotocol.com, non è altro che un progetto nel mondo del metaverso. Cos'è il mondo del metaverso? Per chi non lo sapesse, non è altro che quel settore legato al campo gaming, quindi sono tutti quei token legati al campo gaming. Questo token è listato, quindi questa è una buona notizia, quindi è presente su CoinMarketCap, eccolo qui, attualmente il suo valore si aggira intorno ai 62-63 centesimi di dollaro. Detto ciò, andiamo a vedere qualcosa, le informazioni che ho trovato a proposito di questo airdrop. Ed eccola qui, questa è la notizia più attendibile e più completa che sinceramente ho trovato. Sono sul sito medium.com, leggiamola insieme, io l'ho tradotta in italiano. Stiamo lanciando un evento eccezionale per la nostra comunità, con così tante funzionalità che andranno a beneficio di chiunque aderirà al nostro progetto. Questo sarà sicuramente il più grande evento di questo inverno. I dettagli saranno descritti di seguito, non vediamo l'ora di leggerli. L'evento si terrà presso il nostro sito web fiaprotocol.com, ossia il sito che abbiamo visto precedentemente. Evento di rivendicazione. In questo caso, attenzione, chiunque si iscriva collegando il proprio wallet al nostro sito potrà riscuotere un FIA come premio giornaliero. Ma ricorda, dovrai accedere al nostro progetto collegando il tuo portafoglio per partecipare a questo evento. Potrai richiedere il premio ogni giorno fino alla fine dell'evento. Quindi, semplicemente collegando il nostro wallet al loro sito ufficiale fiaprotocol.com, potremo reclamare un FIA al giorno, tutto in modo completamente gratuito, tutti i giorni fino alla fine dell'evento. Dopo andremo a vedere insieme i particolari. Evento di riferimento, ossia come funziona la questione del reflink. Questo è un evento che pensiamo, perdonatemi, creerà una motivazione incentivante per chiunque voglia aderire al progetto. In questo caso, chiunque colleghi il tuo portafoglio al nostro sito web tramite il tuo reflink, quindi chiunque aderisca a questa iniziativa tramite il nostro link di riferimento sarà considerato come un tuo referral. Ogni volta che un referral effettua un acquisto, riceverai il 20% dell'importo FIA del totale FIA acquistato dal tuo referral. Inoltre, con ogni segnalazione riceverai il 20% di ricompensa extra nell'evento di rivendicazione. Quindi, se un nostro ref andrà a fare un acquisto, noi riceveremo praticamente il 20% del suo acquisto fatto in token FIA. Inoltre, riceveremo anche il 20% di tutto ciò che andrà a reclamare gratuitamente. Detto ciò, quindi andiamo a vedere come reclamare gratuitamente i nostri FIA token. Una volta che sarete su questa pagina, dovrete quindi connettere il vostro wallet. È disponibile MetaMask. Oppure si può fare anche tramite Trust Wallet per chi usa Trust Wallet, basterà semplicemente usare quest'altra funzionalità. Io andrò ad usare MetaMask, l'ho installato nel mio computer, eccolo qui in alto a destra, quindi clicco su questa voce.
Ci sarà chiesta quindi la password per accedere al nostro wallet e quindi di collegarlo. Nel mio caso non me l'ha chiesta perché io avevo già collegato il mio wallet precedentemente. Comunque, una volta che avete collegato il vostro wallet, lo vedrete qui in alto a destra. Quindi, quando sarete su questa pagina, molto semplicemente, basterà andare nella sezione Reward e qui fare il claim quotidiano, mi raccomando, tutti i giorni del vostro token. Come è riportato dal sito, claim un FIA daily al giorno, quindi tutti i giorni entrate in questa pagina e reclamate il vostro token fino alla fine della promozione. Quando finirà questa promozione, basterà andare nella sezione withdraw. Da questo momento in cui sto producendo questo video, ci sono 33 giorni, circa 33 giorni, questa promozione, quindi finirà esattamente il 5 gennaio. Mi raccomando, dobbiamo fare attenzione, magari segnatevi un promemoria di prelevare i nostri token entro questa data, magari il giorno prima. Mi raccomando, segnatevi un promemoria, ricordate di prelevare i vostri token entro il 5 gennaio, altrimenti andranno persi. Questa cosa è importante. Quindi adesso io vado a fare in diretta il mio claim, quindi claim FIA Now, e come potete notare nel mio balance adesso ho un token FIA. Adesso, come potete vedere, il sito mi riporta See you tomorrow, ossia ci vediamo domani, torna domani per reclamare il tuo nuovo token. Questo fino alla fine della promozione, come vi dicevo. Mi raccomando, ricordatevi di prelevare tutti i vostri token entro il 5 gennaio, altrimenti andranno persi. Come si fa a prelevare? Beh, basterà andare nella sezione Withdraw, scegliere i token FIA perché è quelli che vogliamo prelevare. Mi raccomando, qui siamo su blockchain BEP20, quindi il vostro MetaMask, il vostro Trust Wallet, bisognerà che sia su blockchain BEP20. Quindi indicare la quantità dei token da prelevare, in questo caso io ne ho uno, vado a fare un esempio, riceverò i miei token direttamente sul wallet collegato e quindi premendo sulla voce withdraw, come potete vedere, è chiesta una quantità di almeno 2,9 USDT. Queste sono le fee da pagare per prelevare. Voi vi direte, e grazie al BIP ci sono delle fee da pagare per prelevare, questa cosa non mi piace. Beh, non è proprio così. Calcoliamo che queste fee per arrotondare siano 3 dollari. Bene, sono 2,9 dollari, siano 3 dollari, facciamo i conti pari. Alla fine della promozione ci sono 33 giorni, quindi noi andremo a reclamare 33 fia. Andiamo a fare due calcoli. Moltiplichiamo 33 per il valore, per il prezzo attuale dei fia, e si sa che questo valore può sia scendere come può anche aumentare, quindi potremmo ritrovarci tra un mese ad un valore di 50 centesimi, come di addirittura un dollaro. Comunque teniamo presente questo valore, andiamo a fare quindi 33 per 63 centesimi di dollaro e vediamo quanto viene fuori. Attualmente stiamo parlando di circa 20 dollari, meno i 3 dollari che andremo a pagare in fee di transazioni. Ci portiamo a casa un guadagno netto attuale di circa 17 dollari. Stiamo parlando di un token e, come si sa, il valore dei token variano nel tempo, quindi domani potrebbe essere molto di più come molto di meno. Bisognerà sicuramente fare i calcoli al momento del prelievo. Attualmente la cosa è assolutamente conveniente. Tra l'altro è tutto completamente gratuito, quindi conviene due volte. Qualcuno di voi potrebbe farmi un'osservazione, ossia chi mi dice che pagati i 3 dollari di fee di transazione questi token mi arrivino? Beh, io sicuramente questa cosa andrò a farla ed eventualmente vi posterò sia nel gruppo Telegram che nel gruppo Facebook che sul canale YouTube l'eventuale prova di pagamento. Come inviare quindi i 3 dollari che serviranno per prelevare? Basterà andare nella sezione Deposit, quindi scegliere USDT. Mi raccomando, siamo su rete Binance, quindi bisognerà mandare questi USDT magari da Binance o dal nostro, non lo so, MetaMask o dal nostro Trust Wallet su rete BEP20, su rete Binance. Qui abbiamo
il wallet su quale mandarli, ci basterà appunto inviare quindi 3 dollari su questo wallet, li ritroveremo quindi nel nostro balance e in questo modo potremo pagare le tasse di transazione. Ovviamente per vedere questo token nel nostro wallet dovremo andare ad aggiungerlo tramite lo smart contract che possiamo prendere da CoinMarketCap. Eccolo qui, questo è lo smart contract, andiamo a fare anche questa cosa in diretta, quindi lo copiamo, andiamo sul nostro wallet di riferimento, nel mio caso MetaMask, quindi import tokens, inserisco lo smart contract appena copiato e in automatico MetaMask mi riconosce che stiamo parlando del token fiat, quindi lo aggiungo. Questo è quanto, quindi in chiusura come sempre vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando un bel like al video fa sempre piacere, dà la forza di andare avanti e sostiene il canale. Ricordo che potete trovarmi oltre che nel prima citato gruppo Facebook anche nel gruppo Telegram e sulla pagina Library. Mi raccomando iscrivetevi anche in quei canali perché io sono attivo anche lì. Vi auguro buoni guadagni a tutti, sono Stefano, ciao e al prossimo appuntamento.